Il Covid non ferma il teatro che va in TV con gli spettacoli del progetto L'arte non si ferma. Ogni giovedì alle 22:30 Rete 8 trasmetterà uno spettacolo dal Teatro Tosti di Ortona. E tutto questo in collaborazione con 10 compagnie teatrali. Per parlarci di questa iniziativa abbiamo in collegamento in diretta uno dei promotori e degli ideatori del progetto, Vincenzo Livieri. Vincenzo, ti vedo, non posso nemmeno dire se è lì a staccare il biglietto, perché diciamoci la verità, anche grazie a Rete 8 il teatro entrerà nelle case degli abruzzesi in maniera del tutto gratuita. A te la parola, a te l'invito, ai nostri telespettatori. Grazie, grazie a tutti e grazie per avermi invitato. Sono molto emozionato perché effettivamente, come hai detto tu prima, questo Covid che ci ha un po' tutti quanti isolati, diciamo, non ci permette di stare insieme purtroppo da molto tempo per nutrirci di cultura, di teatro, di divertimento. Può soprattutto in questo caso dare la possibilità a tutti di stare davanti alla televisione e sapere che in quel momento altre decine di migliaia di persone stanno guardando quel programma. E quindi è importante, è nata l'idea di L'arte non si ferma. Io sono stato onorato di essere stato contattato dal Teatro Stabile d'Abruzzo per fare diciamo, l'adattamento televisivo di queste performance di diciamo, compagnie teatrali che metteranno in scena degli spettacoli al Teatro Tosti di Ortona che ci ospita, insomma, tutti questi appuntamenti. Sono 10 per l'esattezza gli appuntamenti, 10 le compagnie scelte, e quindi da questa sera c'è questa avventura, questo appuntamento con l'arte, con il teatro. È tutto molto bello, quindi ringrazio sia il direttore artistico Giorgio Pasotti e tutto il TSA. È una sfida bella, nuova, innovativa e ripeto, che credo possa avvicinare il pubblico ancora di più e soprattutto farlo stare bene. Mettetevi bene in poltrona e godetevi questi spettacoli che inizieranno questa sera. Stasera ci sarà fra l'altro spettacolo bellissimo, Caprò, di Edoardo Oliva, e quindi è veramente emozioni, divertimento, insomma, un po' tutto. Vincenzo, tu hai tenuto a ribadire che il tutto è stato effettuato nel rispetto delle norme anti-Covid. Come dicevi, si parte da questa sera alle 22:30 con Caprò di Edoardo Oliva fino al 29 aprile. Quindi, insomma, per tutti gli amanti del teatro ci sono varie pièce che possono essere viste comodamente a casa propria. Questa è una cosa, ripeto, bellissima, perché poi sono tutte compagnie che variano nel genere. Questa sera, per esempio, c'è un monologo, poi ci saranno musical, ci saranno spettacoli impegnati, spettacoli, insomma, una serie di spettacoli veramente, veramente molto, molto interessanti che consiglio di seguire. Diciamo, la sfida è quella di dare la possibilità alle persone di usufruire della televisione, ma non per poi trasferire il teatro in TV, perché il teatro si va a vedere, cioè lo spettacolo teatrale si va a vedere in teatro con tutte le emozioni che porta, eccetera. Però con un giusto adattamento televisivo, è lì la sfida, credo che ci possa essere un avvicinamento, questo è un surrogato di spettacoli teatrali che vengono solamente visti ed apprezzati in teatro, ma che in televisione possono essere adattati e essere emozionanti, come quando lo si va a vedere lì direttamente in teatro. Grazie Vincenzo, torneremo sicuramente in presenza, torneremo nelle sale teatrali. Per il momento ti saluto qui e vi ricordo dunque ancora una volta ogni giovedì sera da oggi alle 22:30 uno spettacolo teatrale dal Teatro Tosti di Ortona. 10 sono le compagnie coinvolte e dunque si inizia con Caprò di Edoardo Oliva fino al 29 aprile con Se questa è un'infanzia di Milo Vallone.